E continua il cammino del giovane veggente di Palermo, Salvatore Valenti, già noto alle cronache per aver parlato in sogno e visto l'Arcangelo Michele. Noi di Onda TV siamo andati ad accogliere il suo arrivo a Petralia Sottana, la mattina di domenica 29 settembre, dopo che lo stesso, insieme a due volontari all'alba di giovedì 25 settembre, erano partiti dalla cattedrale di Palermo con in braccio la croce di legno, per giungere domenica 29 settembre a Petralia Sottana. Il cammino spirituale di Salvatore Valenti inizia nel 2008, quando aveva sognato l'Arcangelo Michele, che gli chiedeva di recarsi sulle montagne di Petralia per apporre un quadro raffigurante la sua immagine vicino alla Madonna dell'Alto. Da quel momento sono tantissimi gli incontri tra Salvatore e l'Arcangelo Michele, che dona messaggi per il popolo del mondo e per la sua redenzione. Anche il 12 agosto di quest'anno l'Arcangelo Michele chiede in sogno a Salvatore una riparazione per tutti coloro che non pregano, e Salvatore risponde alla chiamata dell'Arcangelo. San Michele si rivolge a Salvo dicendo: «Prendi la croce e vieni da Palermo a Petralia Sottana a piedi. Parti dalla tua parrocchia e vieni in parrocchia a Petralia a piedi. Ti chiedo questa penitenza per coloro che non pregano e non vanno a messa. Sappiate che Gesù è vivo nell'Eucarestia ed è la vostra salvezza, quindi andate a messa, confessatevi e fate la Santa Comunione. Poi, quando arriverai a Petralia per l'obbedienza al Vescovo, ti fermerai in parrocchia e chi ti accompagnerà porterà la croce sul monte dove ho benedetto l'acqua». E vedendo accanto la croce, continua Salvo due scritte: da una parte il Vangelo, dove dice «Chi ti ama prenda la sua croce e mi segua», nell'altra parte la citazione del messaggio di San Michele Arcangelo che mi diede il 30 settembre 2012, che recita: «Sappiate che l'unica via per arrivare a Dio è Gesù. Lui stesso ha istituito la Chiesa, indicando in Pietro il suo successore. Quindi io vi dico, confessatevi, andate ogni domenica a messa e fate la Santa Comunione, e solo così sarete un solo corpo con Cristo». E così, lunedì 23 settembre, il parroco della Zisa benedice Salvatore e i due volontari, che lo affiancheranno in questo cammino, e alla mattina del 25 settembre la partenza per Petralia. Tantissimo e fortissimo il sostegno da parte di tutti i gruppi di preghiera che sono nati insieme al cammino spirituale. A Petralia Sottana, la mattina di domenica 29 settembre, tutti attendono l'arrivo della croce, portata da Salvo e dai due volontari, che per giorni hanno camminato incessantemente, concedendosi poche ore di riposo solo per distendere i muscoli e i dolori alle gambe. Stremati ma felici, tre giovani giungono domenica mattina a Petralia, con la croce in spalla e all'abbraccio di tutti i presenti, guidati dalla croce e dall'amore di Dio. Insieme ai gruppi raggiungono il Duomo di Petralia, dove altri fedeli li attendono per la Santa Messa. Sono momenti di grande emozione e di grande conforto, dove la fede riesce a rispondere ad ogni domanda e ad ogni esigenza. Salvatore ha portato il peso maggiore della croce, condivisa con i due volontari, Cataldo Farinella del gruppo di preghiera di Cefalù e Salvatore Lipira, coordinatore del gruppo di preghiera di Gangi e di tutti i gruppi di preghiera. Gruppi che sono giunti da ogni parte della Sicilia: Capotorlando, Barcellona, Mistretta, Enna, Cefalù, Gangi, Palermo, Agrigento, Trapani, eccetera. Ma anche da tutta Italia: Roma, Empoli, Olbia, Brescia e addirittura dall'estero: Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, che hanno aiutato a portare la croce da Petralia Sottana sino al monte dove affissa l'immagine di San Michele Arcangelo. Sono quindi state ascoltate anche le numerose testimonianze di fede e, giunti al monte, apposta la croce accanto al quadro di San Michele Arcangelo, il responsabile del gruppo di preghiera di Capodorlando, Pippo Lopresti, ha effettuato la lettura dei due messaggi donati a Salvo da San Michele Arcangelo il 12 agosto. Una giornata di straordinaria preghiera e di grande amore. La Chiesa è intervenuta chiedendo cautela ai fedeli, come anche giusto che sia. Ma vedere riuniti tutti i suoi figli in un così esempio di rettitudine e di amore, in un cammino di speranza e di luce, Dio non può che essere felice per la sua parola che giunge a noi e con noi rimane per sempre.